Noi intanto useremo la campagna elettorale per portare fuori la verità, quella verità che sta uscendo già da sola. Porteremo persone normali, io ho sempre detto di essere una persona normale, sono un lavoratore portuale, un padre di famiglia e soprattutto porteremo un progetto, direi coraggioso, ma in questo momento c'è bisogno di coraggio e c'è bisogno veramente di una risposta forte a tutto quello che sta succedendo. Siamo in un continuo stato di emergenza, prima sanitaria, poi finanziaria, energetica, abbiamo visto anche in queste settimane, diciamo anche climatica, e mi sembra che qui ci sia una totale superficialità da parte di questo governo, dei governi passati, e quindi è ora di dare risposte chiare con un progetto chiaro, ripeto coraggioso, però è ora di metterci la faccia avanti e io chiedo solamente coraggio alle persone. Quali sono queste idee, questi progetti che porterete in campo? Ma guarda, intanto l'uscita dall'Europa, l'uscita dalla NATO, basta inginocchiarsi agli Stati Uniti, stop alle sanzioni, no caro bollette, riforma della sanità e della scuola, dobbiamo ritornare a riportare tutto sul pubblico e finirla di ingrassare le tasche delle multinazionali, perché a causa del caro bollette rischiamo che piccole e medie imprese e quindi tutti i loro dipendenti, i vari imprenditori italiani, rimangano con le pive nel sacco. Si tratta proprio di non aver voglia di reagire e di vivere su quello che ci concedono. Italexit, secondo me, è un progetto veramente coraggioso. Noi abbiamo accettato la candidatura perché non nasce sul mal di pancia, nasce su dei valori veri che sono quelli nostri, che ci hanno passato i nostri padri, i nostri nonni. Noi siamo andati al Palazzo del Comune di Pesaro, io sono candidato all'uninominale lì, io speravo di incontrare il sindaco Ricci, ieri per incontrare qualcuno del PD siamo dovuti andare fuori da un pranzo elettorale a beccare il governatore Bonaccini, qua mi sembra che tutti quelli che fanno parte del governo attuale, sia destra che sinistra, tutti d'accordo con l'agenda Draghi. Quindi stanno facendo tutti una finta campagna elettorale e si vede dal fatto che non si vede nessuno e nessuno vuole fare un confronto.